Non si conosce l'autore dello scritto indirizzato a Dioneto. Sembra che esso sia stato composto ad Alessandria verso il 200 d.C. L'autore offre in questo testo una vibrante apologia del cristianesimo al suo destinatario pagano. I cristiani, infatti, non si differenziano dagli altri uomini né per territorio né per lingua o abiti. Essi non abitano in città proprie né parlano un linguaggio inusitato. La vita che conducono non ha nulla di strano. Abitando nelle città greche o barbare, come a ciascuno è toccato, e uniformandosi alle usanze locali per quanto concerne l'abbigliamento, il vitto e il resto della vita quotidiana, mostrano il carattere mirabile e straordinario, a detta di tutti, del loro sistema di vita. Abitano nella propria patria, ma come stranieri, partecipano a tutto come cittadini e tutto sopportano come forestieri. Ogni terra straniera è loro patria e ogni patria è terra straniera. Si sposano come tutti, generano figli, ma non espongono i neonati. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti sono perseguitati. Non sono conosciuti eppure vengono condannati. Sono uccisi e tuttavia sono vivificati. Sono poveri e arricchiscono molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati, ma nel disprezzo acquistano gloria. Vengono bestemmiati e al tempo stesso si rende testimonianza alla loro giustizia. Vengono oltraggiati e benedicono, sono insultati e invece rendono onore. Benché compiano il bene, vengono puniti come malfattori. Benché puniti, gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci sono perseguitati. Ma chi li odia non sa spiegare il motivo della propria avversione nei loro confronti. Insomma, per dirla in breve, i cristiani svolgono nel mondo la stessa funzione dell'anima nel corpo. L'anima è diffusa in tutte le membra del corpo, anche i cristiani sono sparsi per le città del mondo.